Ciao, sono Paolo Marchesan, Nutritional Sport Consultant, diplomato presso il College of Naturopathic Medicine e da oltre 20 anni mi occupo di alimentazione e di integrazione alimentare. Oggi parleremo della nutrizione per il soggetto sportivo facendo riferimento ad una importantissima sostanza, il coenzima Q10. Lo sport è benessere, l'allenamento sportivo incide sulla quantità di energia da introdurre per poterlo svolgere. Avremo però bisogno anche di maggiori calorie. Aumenterà il consumo di proteine e ci dovremo idratare di più. Dobbiamo anche ricordarci che è necessario tamponare la maggiore ossidazione, infiammazione ed acidità. Il coenzima Q10 viene prodotto direttamente dalle cellule ed è necessario perché esse possano trasformare in energia i nutrienti che ricevono. La sua produzione autonoma cala però con l'età e circa a 40 anni vi è un calo netto che incide in modo evidente sulla performance e anche sulla capacità di recupero. Questo enzima si trova naturalmente in molte aree del corpo, specialmente cuore, fegato, rene, pancreas e polmoni, organi indispensabili per il soggetto sportivo. La presenza di coenzima Q10 aiuta il corpo a produrre ATP, cioè energia. La funzione svolta dal coenzima Q10 permette di ottenere maggiore performance per chi pratica attività sportiva e, non dimentichiamo, ha una funzione antiossidante molto interessante. Alimenti come i pesci grassi, la carne di manzo, la soia e le arachidi, assieme a supplementi di coenzima Q10, permettono di trarre livelli adeguati di questo importante nutriente. La dose giornaliera raccomandata del coenzima Q10 è compresa tra i 30 e i 200 mg e questo dipende ovviamente dall'intensità dello sforzo fisico e dall'età. I benefici derivanti dal coenzima Q10 si possono notare in modo abbastanza evidente dopo un'assunzione di almeno un mese. Questo importante elemento gioca un ruolo prezioso, oltre che per la performance atletica, anche per il benessere cardiaco, per il benessere nervoso, per prevenire l'affaticamento e per tamponare il calo della sua produzione autonoma dovuta all'assunzione di alcuni farmaci, come per esempio le statine. È quindi una sostanza indicata a tutti i soggetti, sportivi e non. Per le persone che integrano il coenzima Q10, la curva del declino dell'energia cellulare è molto rallentata, come ormai diversi studi hanno dimostrato. Questo risultato si nota soprattutto dopo i 35-40 anni, quando cioè il declino fisiologico della produzione autonoma di coenzima Q10 è più evidente. Abbiamo parlato della nutrizione per il soggetto sportivo. Abbiamo parlato del coenzima Q10.